vedremo sulla base di come applicate la norma, il 3% sono quelli che volete aiutare. Sono gli imprenditori che non ce la fanno, se quelli che volete aiutare sono gli amici degli amici degli amici. Perché si fanno delle norme un po' curiose, come quella di questo decreto sulle banche popolari, altro decreto un po'... Lo spieghi bene che dobbiamo capire. Lì c'è stata una sostanzialmente una modifica della organizzazione delle banche popolari, che sono state sostanzialmente... diciamo così, equiparate alle banche normali, adesso senza andare a spiegare il tecnicismo della quota capitaria, eccetera, per cui in buona sostanza si fa per decreto e curiosamente si scopre il giorno dopo che alcune banche ci hanno guadagnato, chiaramente quelle che sono state fortunate, diciamo così, quelli che sono stati fortunati a investire nelle banche popolari prima che si facesse questo decreto. 5% in un giorno. Ragazzi, allora, una è la banca delle Etrurie e del Lazio. Una è la banca delle Etrurie e del Lazio. Ha guadagnato il 65%, amministratore delegato, curiosamente, è il padre del ministro Boschi. Un altro è Davide Serra, famoso finanziere amico di Renzi, oggi l'ha tirato fuori Sel, quindi io mi rifaccio a quello che poi se mi si smentisce sono contenta, che curiosamente nel mese di marzo ha investito qualche soldino sulle banche popolari e si è ritrovato un bel gruzzoletto perché è stato fortunato a prevedere che cosa avrebbe fatto il governo. Ma guardi, Michele, però ma allora, posso dire una cosa, scusa. Prima dire un attimo alla Bonafè e poi subito dopo Barbara. No, allora, siccome qui si prefigura un reato di aggiotaggio, se tale fosse io penso che la magistratura... Lei sa che c'è un'inchiesta della Consob. Benissimo, allora la Consob si pronuncerà. Benissimo, allora se tale è la Consob si pronuncerà. Io certo. Però anche lì, allora, che ci fosse bisogno di una normativa... sul sistema delle banche popolari, che non sono le banche di credito cooperative, quelle che no, perché ci hanno anche detto che noi leviamo il contatto col territorio. No, non ci piove. Noi abbiamo detto che quelle quotate, quelle più strutturate, siccome le vogliamo far crescere e le vogliamo rendere competitive in un sistema bancario europeo quantomeno, beh, abbiamo previsto che si costituiscano SPA. Cioè non mi sembra, peraltro, voglio dire, anche su richiesta di tutto quel mondo lì, che non è la prima volta che appunto chiede di mettere mano a un sistema che non sta funzionando, perché i maggiori scandali, ce lo ricordiamo da dove arrivano, arrivano dalle banche popolari, quindi voglio dire che ci fosse la necessità di mettere mano non è una cosa che viene fuori adesso, anzi probabilmente avrebbero dovuto mettere mano molto prima. Avrebbero dovuto sistemato le banche popolari e si potrebbe discutere, il problema è se qualcuno è stato avvertito prima per poter su questo Consob, avere un vantaggio, allora, questo è il tema. Su questo indagherà la Consob, penso che non debba essere tu a proferire, a decidere potrò dire che è curioso, almeno questo me lo concedi. Per te sarà curioso se ci sono elementi illeciti, abbiamo gli organi di garanzia che sicuramente indagheranno faranno il loro lavoro. Però non è che per questo bisogna mettere in discussione un provvedimento che invece cerca di rendere il nostro sistema bancario un po' più competitivo e un po' più trasparente, perché se no rischiamo le due cose.